up what we needed was time. I wish I'd known better then. I'd do all the right things. There's so many things I regret. And so many moments passed me by. Sì. Vai, tiramela. Che anche Peppa Pig lo fa. Fallo anche te. Fallo anche te, Bruno. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come avete visto, ha nevicato e la neve crea sempre un sacco di magia. Quindi appena svegli Mattias ha deciso di andare fuori a giocare, giustamente. E quindi siamo andati fuori, abbiamo giocato con la neve, abbiamo fatto il nostro pupazzo di neve, ci siamo divertiti e poi per scaldarci al mio rientro ho fatto questo budino. Vi elenco qua gli ingredienti, è veramente semplicissimo da preparare ed è magico come lo ha definito Mattias. Per prepararlo ci serviranno 500 ml di latte, 40 g di amido di mais, 50 g di zucchero, dell'essenza vaniglia facoltativa e 2 scacchetti di cioccolata. In un pentolino sono andata a mettere l'amido con lo zucchero, ho mescolato e gradualmente, sempre mescolando, ho aggiunto il latte. Ho acceso il fuoco e sempre mescolando ho fatto sì che si formasse una crema liscia e omogenea. Dopodiché sono andata a spegnere il fuoco e ho continuato a mescolare per evitare che si formassero dei grumi. Sono andata poi a versare questa cremina, una parte, in una ciotola. Ho inserito i due scacchetti di cioccolato e sono andata ad aggiungere alta crema. E come vedrete nelle immagini successive, si crea all'interno di questo budino questa crema al cioccolato, quindi diventa tipo il mumù che acquistiamo per i nostri bambini. E quindi Mattias lo ha definito appunto magico. Giro. Prova, metti dentro il cucchiaino e mescola e tira su. Non vedo. Come sta diventando? È nero. Perché diventa nero? Perché c'è dentro la cioccolata.
Ovviamente quando si cucina si sporca, quindi dopo aver mangiato anch'io il bianco cuore, così l'ho definito con Mattias, la ricetta l'ho trovata da una ragazza su Instagram, sono andata a inserire nel mio il cioccolato al pistacchio ed era davvero davvero buonissima, quindi provatela anche in questa versione, potete mettere il cioccolato al latte, il cioccolato fondente o il cioccolato che preferite o magari anche un pochino di Nutella, verrà ancora più buono secondo me. Io come sapete non sono amante della Nutella. Comunque dopo aver fatto merenda vado a sciacquare tutte le cosine che abbiamo sporcato, non sono andata a inserirle in lavastoviglie perché erano davvero davvero poche, quindi sono andata a sciacquarle e ad asciugarle. Non so a casa vostra, ma a casa mia il cassetto delle posate è sempre super super disordinato, nonostante io ho diviso tutto il contenitore, ho cercato di dividere tutto per bene, ma mettendoci sempre le mani, magari si è di fretta, poi lo toccano Giorgio, lo tocca Mattias, è sempre disordinato e quindi ne ho approfittato anche per sistemarlo un pochino. E la stessa cosa ho fatto col cassetto che ho sotto, che vi farò vedere tra poco, dove tengo i sacchetti del freezer, la frusta per cucinare e altre cosine per fare i dolci, quindi il lievito di birra disidratato e le mollettine per chiudere i sacchetti. Il cassettone sotto, che adesso vi farò vedere, io l'ho organizzato con un portaposate di IKEA ed altri contenitori che avevo preso da IKEA, ma su questo vi avevo già girato un video che magari vi lascio linkato giù in info box o qua da qualche parte all'interno del video, insomma. Ebbene, dopo aver finito di sistemare, si riparte nel cucinare. Vado a preparare, visto che alcuni di voi me l'avevano chiesto su Instagram, i bretzel, e adesso vi dirò anche gli ingredienti che servono. Questa volta sono andata a impastarli a mano, l'altra volta li avevo fatti col bimbi per farvi vedere come si fanno anche per chi appunto non ha il bimbi. Comunque gli ingredienti che ci servono sono 250 g di acqua, una bustina di lievito di birra disidratato, 10 g di zucchero, 500 g di farina zero, 15 g di sale fino, 15 g di burro e un cucchiaino di bicarbonato che ci servirà poi alla fine. In una ciotola sono andata a versare, come avete visto, l'acqua e la bustina di lievito e lo zucchero, sono andata a mescolare con una forchetta e piano piano sono andata ad aggiungere la farina zero e sono andata sempre a mescolare con la forchetta finché l'impasto non è diventato un po' più duro e poi ovviamente sono andata a impastarlo con le mani. Ho aggiunto poi il sale e il burro, ho impastato ancora un pochino all'interno della ciotola e poi mi sono spostata sulla spianatoia dove ho impastato più energicamente l'impasto per un bel po' di minuti affinché l'impasto non è diventato appunto liscio e omogeneo. Sono andata a mettere nella ciotola, ho ricoperto con un canovaccio e ho lasciato lievitare fino al raddoppio, ci vorrà all'incirca un'ora, dipende molto dalla temperatura che avete insomma in casa. Per accelerare la lievitazione e renderla anche più efficace vi consiglio di mettere la ciotola all'interno del forno spento con la luce accesa.
Passata l'ora, il nostro impasto è lievitato, quindi vado semplicemente a capovolgere la ciotola dandogli un bel colpo per far scivolare l'impasto e lo divido in 8 parti più uguali come peso possibili. Da qua vado a formare poi dei cordoncini per dare forma ai nostri bretzel. È molto semplice farli, è più difficile spiegarlo a parole che farvelo vedere, quindi lo vedrete a breve nel video. E dopodiché i bretzel vanno fatti lievitare coperti per altri 15 minuti. Come vedete ho creato il cordoncino, poi vado a tirarlo e a muoverlo un pochino per renderlo ancora più lungo. Prendo i due lembi, li porto verso l'alto, vado a creare una treccia e attacco poi tutto verso il basso. Alla fine dovrete ottenere, diciamo, circa una forma di cuore. E come vi dicevo, è più difficile spiegarlo a parole che farvelo vedere. Comunque penso che dal video si capisca bene come li ho formati. E, diverso tempo fa, quando avevo pubblicato la ricetta su Instagram, molte di voi mi hanno chiesto come si mangiano. Il bretzel è un tipo di pane e quindi va consumato con affettati, con formaggi, e qui in Trentino ai mercatini si trovano anche i bretzel dolci, che vengono fatti invece con un impasto di mela. Magari più avanti, se siete interessati, possiamo provare a fare anche quelli. Trascorsi 15 minuti sono andata a versare in una pentola e ho utilizzato questa di ghisa che avevo preso da Lidl. Sono andata a mettere appunto dell'acqua e un pochino, un cucchiaino di bicarbonato. Ho portato l'acqua a bollore e i nostri bretzel vanno tuffati in quest'acqua bollente per 30-60 secondi e dopodiché vanno disposti su una placca da forno ricoperta di carta forno. Io ho utilizzato questi tappetini in silicone che avevo preso su Amazon in sostituzione appunto alla carta forno. Anche di questi mi avevate chiesto in qualche video passato se mi trovo bene, e assolutamente sì, mi ci trovo benissimo, sia per utilizzarli come carta forno nel forno, sia anche per utilizzarli per stendere gli impasti, e per esempio l'altra volta ho fatto gli gnocchi di semolino per evitare di sporcare e di ungere il tagliere. A volte vado ad utilizzare appunto questi fogli in silicone, li trovate su Amazon, costano poco, vi aiutano a ridurre l'utilizzo della carta forno, quindi a risparmiare dei soldi, perché sono lavabili e riutilizzabili e sono davvero davvero molto comodi, anche perché si puliscono con estrema facilità. Comunque sono andata a tuffare, come avete visto, i bretzel nell'acqua bollente per un minuto, vado a posizionarli sulla placca da forno e lo step finale consiste nel cospargerli con del latte che gli darà quel colore marroncino tipico del bretzel, e poi potete guarnirli a piacere. La ricetta tradizionale prevede che vengano guarniti con del sale grosso, poi io sono andata a farne uno per me con dei semi di sesamo e Giorgio invece li preferisce con del formaggio che sono andata semplicemente a grattugiare.
Fatto ciò, vanno infornati in forno già caldo a 180 gradi per 25 minuti. Vedrete proprio che cambiano colore e sono pronti. Vi farò vedere dopo ovviamente il risultato finale. La routine di ogni giorno: cucina e pulisci, pulisci e cucina. E a parte gli scherzi, vado a pulire il piano induzione, che vado a pulire con questa pasta della W5 che avevo preso da Lidl e con cui mi trovo benissimo, perché in un attimo il piano induzione viene perfetto, senza aloni, senza macchie, super brillante. E quando la cucina è un po' più sporca, un po' più incrostata, vado ad utilizzare questa. Basta semplicemente applicarla con la sua spugnetta e poi vado a risciacquare con un panno pulito. Io utilizzo sempre, sapete, i Vileda Active Fibre, che permettono sia di risciacquare che di rendere già quasi asciutta la superficie. E nel frattempo erano già pronti i bretzel che vado a sfornare e che noi abbiamo mangiato per cena. Mattias era contentissimo perché lui li ama particolarmente. Ed eccoli qua, questi sono quelli col sale grosso, i semi di sesamo e tra poco vedrete anche quelli con sopra il formaggio. Io ho messo della semplicissima mozzarella per pizza, ma anche qua potete mettere il formaggio che più vi piace. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Come sempre vi ringrazio per il vostro immenso affetto e anche un nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao!